5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Ciao a tutti. Lo scorso video è terminato con l'affermazione che servono 2050 miliardi di alberi per compensare tutta la CO2 emessa dall'uomo. In questa nuova pillola cercheremo di capire quanto deve essere grande una foresta che contenga questi 2050 miliardi di alberi. Parleremo anche delle problematiche logistiche. Per togliere la CO2 dall'atmosfera in maniera definitiva, dobbiamo poi pensare anche di stoccare il legno da qualche parte, perché se marcisce e decompone, il suo carbonio ritorna in atmosfera proprio sotto forma di anidride carbonica. Quindi un altro valore interessante è capire quanto volume può occupare tutto questo legno che andiamo a produrre per compensare le nostre emissioni di CO2 ogni anno. Se supponiamo che un decimetro cubo di legno pesi circa 0,55 kg, moltiplicando questo valore per 1,8, otteniamo che un decimetro cubo di legno toglie dall'atmosfera circa un chilo di anidride carbonica. Quindi 41 miliardi di tonnellate tolte dall'atmosfera e trasformate in legno occuperebbero uno spazio di 41 miliardi di metri cubi. Detta così non dice molto, quindi prendiamo a riferimento ad esempio un oggetto piuttosto grande e conosciuto da tutti, la piramide di Cheope. La piramide di Cheope ha un volume pari a 2.575.000 metri cubi. Facendo i calcoli, in un anno abbiamo bisogno di un volume pari a 15.922 piramidi di Cheope e il legno in tale foresta crescerebbe al ritmo di circa 2 piramidi di Cheope all'ora. Ma quanta CO2 assorbe in realtà una foresta? La risposta giusta è dipende. In una foresta matura e non gestita, infatti, gli alberi più vecchi muoiono e marciscono in loco. Quindi tutto il loro legno che ha stoccato CO2 viene decomposto e si ritrasforma in anidride carbonica. Quindi, come si vede da questo grafico, dopo una prima fase iniziale dove la CO2 viene assorbita, una foresta matura è sostanzialmente in equilibrio. La CO2 che assorbe è circa uguale a quella che emette a causa della decomposizione. La maniera più efficiente quindi di togliere CO2 usando una foresta è quella di gestirla, cioè vanno tagliati gli alberi più vecchi e vanno stoccati così che al loro posto possano crescere piante nuove che assorbiranno chiaramente altra anidride carbonica e la trasformeranno in nuova legna. Ho trovato questo sito che spiega molto bene e sembra anche autorevole, spiega, dicevo, molto bene quanto cresce una foresta e quindi un ettaro di foresta quanta CO2 può assorbire in un anno. Quindi, riferendosi a foreste temperate che hanno una crescita per circa 180 giorni all'anno, si parla di 9,16 tonnellate di CO2 equivalente per ettaro per anno assorbite dalla foresta e trasformate in legno. Questi numeri possono migliorare se invece di considerare una foresta temperata che ha un'attività vegetativa per circa 180 giorni all'anno, consideriamo una foresta all'equatore dove l'attività vegetativa avviene per tutto l'anno. Oppure possiamo migliorarli se decidiamo di gestire questa foresta al solo scopo di estrarre la legna e stoccarla per eliminare la CO2 dall'atmosfera. Grazie a queste considerazioni possiamo considerare di riuscire a togliere dall'atmosfera circa 18 tonnellate di CO2 equivalente in un anno. Quindi quanto grande deve essere la nostra foresta? Facendo i conti, che vedete bene descritti qui, otteniamo che ci servono 22,7 milioni di chilometri quadrati, che corrisponde a un quadrato di lato circa 4.760 km. È una bella area. Per darvi un'idea, se decidessimo di creare una foresta grande quanto tutto il Nord Africa e l'Arabia Saudita, saremmo a circa 13 milioni di chilometri quadrati. Una foresta che, ben inteso, andrebbe gestita con il solo scopo di estrarne legna e ci mancano ancora 10 milioni di chilometri quadrati. È evidente che l'area richiesta è troppo vasta. Cosa possiamo fare per ridurre l'area descritta dal progetto? Un'idea potrebbe essere quella di usare alberi che crescono molto più rapidamente della media degli alberi delle foreste temperate. Il candidato migliore è la paulownia.
La Paulownia è una pianta originaria dell'Oriente. Le prime notizie di una sua coltivazione arrivano dalla Cina e dal Giappone. Fu introdotta in Europa nel 1800 a scopo ornamentale e si è presto diffusa nei parchi delle città. Il suo legno è leggero e pregiato. Può servire a costruire mobili, strumenti musicali, pareti di case, eccetera. Le sue foglie sono molto grandi e la fioritura è molto scenografica. Ho quindi cercato un po' in rete di capire quanto cresce una Paulownia. E da questi siti si è trovato che in 3 anni cresce di circa 0,3 metri cubi e che si può piantare fino a 600 alberi ogni ettaro. La Paulownia è un legno molto leggero, pesa circa 300 kg ogni metro cubo o 0,3 kg ogni decimetro cubo. Quindi, facendo i calcoli, come potete vedere qui, abbiamo che si ottengono 18.000 kg di legno per ettaro all'anno. Supponendo che il 50% del peso del legno sia composto da atomi di carbonio, quindi abbiamo che io riesco ad eliminare dall'atmosfera circa 32,4 tonnellate di CO2 equivalente per ettaro all'anno. Direi un ottimo risultato. Quindi andiamo a ricalcolare l'area che ci serve se il bosco lo creiamo di sole paulonie. E l'area che viene fuori è circa 12,7 milioni di chilometri, che corrisponde ad un quadrato di lato 4.900 chilometri. Direi che il numero è stato migliorato, ma possiamo fare ancora meglio perché noi abbiamo considerato solo il legno, ma in realtà ogni albero, e quindi anche la paulownia, quando cresce genera anche biomassa. Cos'è la biomassa? Le foglie, per esempio. Da questo sito si trova questa tabella e si vede che se le condizioni sono particolarmente favorevoli possiamo ricavare tra legno, rami, foglie fino a 90,48 tonnellate di biomassa in 3 anni, che significano circa 30 tonnellate all'anno. Quindi consideriamo che il 50% di questa biomassa è composto da carbonio e abbiamo circa 55,2 tonnellate di CO2 equivalente per ettaro all'anno. Un risultato ancora migliore. Diciamo che dovremmo raccogliere e stoccare anche i rami e le foglie oltre ai tronchi, ma ne vale sicuramente la pena. In questa immagine fatta con Google Earth vedete a quanto corrisponde un'area di circa 7,4 milioni di chilometri quadrati. E così siamo giunti alla fine della seconda pillola. Arrivederci a presto ed iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!